Ok, entriamo nel tema del pacchetto informativo, è una cosa che ho trattato diverse volte, ma c'è sempre qualche novità e vi aggiorno dopo che ho provato, testato, visto, eccetera. Allora, innanzitutto ribadisco per l'ennesima volta che il pacchetto informativo è quella documentazione che arriva a casa del cliente almeno un paio di giorni prima rispetto al nostro appuntamento. Gli scopi e il motivo ve l'ho ripetutamente detto ed è all'interno di Obiettivo 100 Transazioni, il nostro corso di bandiera che è stata aggiornata alla versione 2.0 con tantissime novità che vi auguro, vi invito ad acquistare perché è la base per fare il nostro lavoro. All'interno però c'è appunto, l'ho spiegato, il processo di acquisizione, ma ora il tema di oggi è entrare nel discorso del pacchetto informativo, per cui brandizzato come si deve, molto bello, fatto bene, e all'interno però vediamo le cose che sono importanti per la percezione di alta autorevolezza. In realtà tutto, magari ve lo allego in formato, anzi lo trovate editabile nel formato Word, eccetera, e a quel punto fate quello che volete. Però diciamo le cose importanti. Allora, cosa c'è all'interno del pacchetto informativo? Poi provo a farvi vedere qualcosa. Brevissima presentazione, poi ci sono le testimonianze, quello che vi dicevo. Testimonianza con relativi cellulari, ovviamente chiedete l'autorizzazione. Poi abbiamo il piano di vendita, non so se si vede, però insomma, tanto dopo ve lo giro, ragazzi. Piano di vendita, questo è quello che va allegato all'incarico, come vi dicevo, nel momento in cui uno ha visto il webinar e decide di utilizzare la garanzia. La prima garanzia è questa, appunto, quella di dire o faccio quello che ti dico oppure il contratto può essere rescisso. Altra cosa importantissima era quello di cui parlavo, delle garanzie, la prima ve l'ho fatta vedere, la seconda, adesso qui, qualora l'immobile non venisse venduto entro 90 giorni la cifra indicata, è prevista una decurtazione del 33% dello sconto alla mediazione. Quelle belle faccine sorridenti delle persone, ok? Ve lo allego, non vi preoccupate se non l'avete visto bene. Poi, un'altra cosa importantissima del pacchetto è fare uno schema come questo, che ve lo riassumo, vedete, ok? Per cui abbiamo sostanzialmente immobile, da vendere, da 250.000. Ok, cosa succede? Cambio colore. Qualora lo facessimo utilizzando un servizio tradizionale in Italia, media italiana, contro team rossi. E questo è uno schema che impatta molto le menti. Voi dovete ragionare su tutti i fronti, quello emozionale, ma anche quello analitico, perché ci sono le persone come me che ragionano solo da un punto di vista strettamente analitico. Media italiana, 100 63 giorni per la vendita, giorni, Team Rossi 43 giorni, per cui meno 100, quello che è ragazzi, dico 163 meno 4, allora 163 meno 43, 120 giorni in meno, ok? Altra cosa, sconto medio 10.9%, poi è sempre aggiornato, cercate di prendere una fonte, citatela, tipo qua era il Sole 24 ore. 10.9%, sconto Team Rossi 1%, medio tra prezzo richiesto e prezzo portato. Per cui incasso proprietario, su un immobile da 250.000 sono 227.500 utilizzando il sistema tradizionale, sono 247.500 utilizzando il sistema del Team Rossi, quindi sono più 24.750. Ok? Quando entreremo lì nella presentazione del prossimo modulo, una bella domanda da fare è questa. E io, anzi, non è un'affermazione, e immagino che lei che con 24.750 euro in più, caro signor Bianchi, saprebbe benissimo come utilizzarlo al meglio per lei e la sua famiglia, giusto? Perfetto, farle immaginare di avere qualche soldo in più.
e vedrai che la cosa tira su, coinvolge le persone. Questa è la cosa importante da mettere nel pacchetto informativo. Poi c'è una serie di immobili